Ciao a tutti, oggi parliamo di cuccioli e gravidanza. Siamo in compagnia di Simonetta Rigamonti e dei suoi bellissimi cucciolotti. Siamo all'interno dell'allevamento Spirito Libero e Simonetta è, insieme al suo compagno Flavio, proprietaria dell'allevamento Spirito Libero e allevatrice cinofila. Quindi oggi ci faremo dare qualche consiglio da lei, che è molto più esperta di me, su come allevare un cucciolotto e come seguire la gravidanza di un cecoslovacco. Simonetta, ciao. Ciao Francesco. Allora, innanzitutto parliamo di gravidanza. Sì. Quanto dura la gravidanza di un cecoslovacco o del cane in generale? E che cosa bisogna fare per seguire attentamente la gravidanza? Quindi che esami richiedere sia ai genitori della futura cucciolata, sia che esami fare durante la gravidanza. Allora, a prescindere che devono essere accoppiati dei soggetti che abbiano eseguito le indagini di routine e peraltro messe di obbligo anche dall'ENCI, e quindi quando il cane avrà un anno di età o 13 mesi si provvederà a fare le radiografie ufficiali relative alla condizione per la displasia dell'anca e del gomito. Dopodiché sarebbe opportuno, anche se non è obbligatorio, però noi lo consigliamo vivamente, testare il canelupo cecoslovacco per quanto riguarda la mielopatia degenerativa, affinché si venga ad escludere la possibilità che due soggetti ammalati o due soggetti portatori con dei geni, comunque portatori sani, si accoppino tra di loro. L'accoppiamento deve essere fatto in ogni caso con almeno un soggetto che sia libero dal gene della mielopatia. Quando la femmina ha compiuto i 2 anni o comunque dopo il secondo calore, si può pensare a farla accoppiare scegliendo comunque un partner che sia compatibile geneticamente, quindi che non presenti eccessiva consanguinità e che abbia avuto le stesse analisi, gli stessi controlli. Personalmente noi le fattrici le testiamo anche per quanto riguarda eventuali malattie cardiache trasmissibili, quindi effettuiamo anche un'ecocardiografia quando il cane, anche gli stalloni, hanno superato i 15 mesi. Quando arriva il periodo giusto per l'accoppiamento, per non stressare inutilmente la femmina continuando a portarla avanti e indietro dallo stallone, si procederà a fare dei vetrini per capire che sia un estro giusto e soprattutto la cosa importante è approfondire che in quel momento la femmina non abbia delle infezioni, che vengono comunque curati solitamente con dei semplici antibiotici. Dopodiché si esegue un piccolo prelievo del sangue fino a quando il progesterone non raggiunge il picco massimo e poi dopo, da quel momento lì, per 3-4 giorni la femmina è pronta per l'accoppiamento. Così facendo si evitano dei stress alla cagnolina e anche al maschio, che comunque il maschio potrebbe non accoppiare se la cagnola non è al momento giusto dell'ovulazione, e quindi anche lì i proprietari che poi hanno paura che non sia bravo o che non O senta che la ci siano femmina. problemi di un altro tipo. Allora, effettuato l'accoppiamento, a metà Esatto. gravidanza, a 30 giorni circa, si Perché dura effettua 60 giorni la dura gravidanza. dai 58 ai 63 giorni, perché vabbè, poi dopo dobbiamo entrare nello specifico delle condizioni in cui viene fecondato prima, eccetera. Comunque, in linea di massima sono Consideriamo 60 che lo giorni. sperma all'interno dell'utero resta attivo, quindi in grado di fecondare anche per 5-6 giorni, se l'ambiente ovviamente è favorevole. A metà gravidanza circa si effettua una normalissima ecografia, quindi con la cagnolina sveglia, dove ovviamente bisogna aver cura di rivolgersi a un veterinario che sia sufficientemente sensibile per far sì che la cagnolina non abbia problemi e si lasci manipolare tranquillamente. Quando mancano 2 o 3 giorni alla data del presunto parto, si effettua di nuovo un'ecografia e possibilmente anche una radiografia, che ci serve a stabilire con uno scarto veramente minimo quanti cuccioli all'interno la femmina ha. Per Quindi essere sicuri una volta durante il parto. è importante durante il parto, se possibile, assistere, affinché se c'è qualche complicanza possa intervenire subito il veterinario o si possa tranquillizzare la mamma, perché specialmente le puerpere con il primo cucciolino non sanno cosa Ho fare. A capito. volte lo trattano come se fosse un pupazzo o un giochino. Quindi diciamo che la presenza serve sia per tranquillizzare la fattrice che anche per essere lì pronti in caso di emergenza.
Non per ultimo, il cucciolo viene subito a contatto con l'essere umano e questo è importante. Bene. Poi inizia il periodo in cui la cagnolina allatta, ovviamente deve essere un ambiente sereno, tranquillo il più possibile, e per i primi 20 giorni sarebbe opportuno non far vedere i cucciolini alla gente. Esatto, bisogna tenere delle condizioni di igiene elevato, infatti noi usiamo dei guanti per evitare. Comunque tocchi altri cani anche adulti e i microbi ci sono. Per terra c'è di tutto e di più, quindi ci proteggiamo con dei calzari. Hanno fame. Adesso hanno fame, fanno un po' di rumore. E da ultimo, comunque, è importante rivolgersi appunto a degli allevatori esperti e richiedere degli esami, perché non tutti, quando si improvvisano allevatori e decidono di fare una cucciolata, purtroppo sono a conoscenza delle varie diciamo problematiche che possono venire fuori da una gravidanza non controllata. Non per ultimo, l'allevatore è comunque in grado di consigliare, di dare soprattutto il supporto emotivo che ci vuole quando il cucciolo arriva nella nuova casa. E la cosa più importante è che un pedigree testimonia la genealogia di almeno 5 generazioni dei cani, per cui tu sai esattamente da dove arriva. Un cane senza pedigree è come una persona senza un documento. Può arrivare da qualsiasi cucciolata, dove sono i cani? Sono sani? Esatto, è importante capire dove sono tenuti. È un gioco puro, perché ricordiamoci che un cane senza pedigree è un meticcio, cioè nessuno è in grado. Uno può così dirmi il mio è puro, il mio è sano, ma se non hai un documento che attesta se adesso vai a mangiare, la provenienza e tutto quanto, ci portiamo a casa un bastardino. Per ultimo, le condizioni. Ci sono dei privati che riescono a fare poche cucciolate, le fanno scegliendo correttamente, quindi con testa, però un cucciolino a 20 giorni gira. Un conto è avere una struttura che è attrezzata per supportare la loro crescita, lo svezzamento e tutto quanto. E un conto è far crescere dei cuccioli nel salotto di casa, dove a 60 giorni ovviamente tutto quello che trovano è loro. E a volte, purtroppo lo dico perché mi chiama tantissima gente che non sa più cosa farne del cane, questi cuccioli, pur di farli andare via dalla casa dove sono nati, vengono anche regalati a persone che non sanno cosa vanno incontro, no? Certo. Perché è importante anche quello, quindi state molto attenti e soprattutto affidatevi a un esperto per quanto riguarda quando volete prendere un cane di qualsiasi razza. E invece, da ultimo, ti volevo chiedere, Simonetta, se è già possibile sapere quando il cucciolo ha 2 mesi, insomma quando viene ceduto ai futuri proprietari, se è possibile capire il carattere che svilupperà più avanti. Ovviamente penso non ci sia la certezza, però già il fatto comunque dell'esperienza di un allevatore potrebbe già consigliare, indirizzare il cucciolo più adatto a un certo tipo di proprietario quando si presenta. Ecco, come si può capire, se si può capire? Allora, già diciamo dopo la prima settimana di vita hai modo di vedere i caratteri uno diverso dall'altro, no? E in base, cioè, se noi sappiamo che dovrà andare in una famiglia che comunque avremo selezionato dove ci sono dei bambini piccoli, se anche ti chiedono il maschio cercherai di tutto per dargli una femmina, in quanto più piccola, più tranquilla e comunque con un carattere abbastanza tranquillo. Il cucciolino che è un po' più agitato magari lo assegni alla persona che comunque lo farà camminare tanto, che gli darà modo di scaricare le energie. Ma già a 10 giorni vedi già quello che è esuberante, quello che è un po' più riservato. Ovvio che il cucciolino più riservato è quello che inizierai a lavorarci da subito con la socializzazione, che è la parte più importante della vita di un cecoslovacco. Bene, allora direi che per oggi è tutto, spero abbiate imparato qualcosa di nuovo, ringrazio Simonetta e i cucciolotti e ci vediamo nel prossimo filmato.